Allora, do il buongiorno e il benvenuto per la prima volta a Omnibus a Stefano Merler, lo dicevo, è l'epidemiologo, autore di modelli matematici, matematico della fondazione, prestigiosa fondazione Bruno Kessler di Bolzano. Però diciamolo, è giusto presentarla dicendo che l'uomo anche che fa i conti per l'Istituto Superiore di Sanità e il famoso CTS, giusto professore? Sì, buongiorno a tutti. Sì, se vogliamo, sì, insomma, io collaboro con l'istituto, soprattutto con l'istituto dall'inizio di questa pandemia e in realtà da ben prima, se vogliamo, insomma, però sì, collaboro con loro dall'inizio, non solo sulla modellizzazione, perché poi ci sono i modelli sono, se vogliamo, la punta dell'iceberg del nostro lavoro, perché a monte di tutto questo ci sono tutta una serie di indagini che dobbiamo condurre per capire quelle che sono, diciamo, le caratteristiche del virus, in modo poi da poter fare dei modelli che siano ragionevoli. Certo, vorrei parlare proprio di questi modelli perché naturalmente ci hanno colpito molto sia i pezzi che sono usciti sui giornali relativi a un rapporto che per la verità non era stato reso pubblico, che lei ha modelli di cui ha parlato con il CTS, che erano piuttosto, come dire, un po' più allarmanti, meno rassicuranti rispetto alle previsioni di queste riaperture, agli effetti delle riaperture decise per la verità poi in modo più graduale di quello che sembrava, ma insomma comunque decise dal governo per la fine di aprile, anziché per le prime settimane di maggio. Allora, le chiedo intanto se dobbiamo essere preoccupati, perché lei metteva in risalto anche fino nell'ultimo modello la possibilità di una quarta ondata. Le chiedo se vede ancora questo rischio, se è preoccupato, se che cosa dicono i suoi modelli rispetto all'andamento delle riaperture. Allora, intanto bisognerebbe fare chiarezza sulla natura del lavoro che facciamo. C'è parecchia confusione, forse anche responsabilità nostra, non del tutto in questa faccenda, nel senso che se faccio una relazione scientifica confidenziale e poi arriva alla stampa non è che ho troppe responsabilità di non averla spiegata bene prima. Ma ciò detto, noi la confusione secondo me deriva dal fatto che le persone sono state esposte durante tutto il corso di questa pandemia a modelli matematici di ogni tipo e solitamente e pubblicati sui quotidiani, raramente sono diventati scienza o pubblicazioni scientifiche, e questi modelli avevano quasi sempre lo scopo di dire cosa succederà. Ecco, noi questo esercizio sembra strano, ma non l'abbiamo mai fatto. Noi non abbiamo mai fatto previsioni, noi i modelli matematici li usiamo per tutt'altro scopo. Intanto per capire, perché capendo si impara e si può pianificare il futuro meglio, ma soprattutto per andare a identificare quelli che sono i rischi. Cioè, quando le cose vanno bene ce ne accorgiamo tutti, ma il nostro lavoro, purtroppo anche ingrato da un certo punto di vista, è quello di andare a vedere dove si nascondono i rischi e di quantificarli. Non di andare a dire che cosa succederà. Questa è una storia che va avanti per noi dal febbraio del 2020, poi con le riaperture di aprile 2020, a settembre uguale, a gennaio uguale con la variante inglese, e non fa eccezione questo ultimo report. In questo report noi non facciamo nessun tipo di predizione. Noi, il nostro scopo è identificare il rischio associato a riaperture che dovessero andare male, ma non diciamo che andranno male, non abbiamo cioè, detto la differenza che è, se capisco male. Bene, perché la differenza è, un conto è dire andrà così, un conto è fare dei modelli che dicono se va bene sarà così, se va male, perché ci possono essere queste ragioni, può andare così. Questa è la differenza, non so, chiedo anche a Giovanni Floris, certo. Giovanni, mi sembra che sia, sì, un punto da sottolineare, insomma, questa differenza, e poi ci facciamo dire come sono questi diversi scenari alla fine. Guarda, mi sembra che il dottor Merler ha spiegato benissimo la vicenda. In tutta questa pandemia il rapporto tra
comunicazione e scienza è stato il cortocircuito che immagino un giorno sarà il tema di tante tesi di laurea, perché abbiamo due mondi completamente diversi. Allora, i giornalisti cercano di prevedere sulla base di una visione di insieme che tiene conto di tutto. Gli scienziati cercano di isolare più variabili possibili per vedere cosa può succedere se succede qualcos'altro. Allora, da una parte abbiamo l'approssimazione come valore, dall'altra parte abbiamo la precisione come valore, e da una parte, dalla parte degli scienziati, l'errore è un momento di vittoria perché ti avvicina alla scoperta della verità, perché tu scarti le ipotesi che non funzionavano. Dal punto di vista del giornalista, l'errore è una tragedia che deve portare alle dimissioni o a delle conseguenze politiche. Quindi ci sono proprio delle categorie linguistiche, ecco, tornando a come avevi iniziato il discorso di Omnibus, ci sono delle categorie linguistiche che vengono viste da un punto di vista opposto. Allora, adesso ho capito, quindi diciamo, questi sono la potenziale gamma di avvenimenti che può succedere se accadono determinate cose che mettano le cose in quella direzione. Ove queste cose non accadano, le cose andranno in un'altra direzione, e questo è il risultato di un'analisi precisa, cosa certo, che quindi può dare un risultato o il suo opposto, perché purtroppo la precisione crea incertezza, invece noi cerchiamo certezza nella nostra imprecisione. Prima o poi bisogna mettersi d'accordo. Bisognerà mettersi d'accordo, e senz'altro però siamo molto interessati a sapere, allora, con questa premessa che quindi colloca i report del professor Merler nella giusta dimensione, quindi non è, forse adesso non voglio fare quelle cose, la polemica con i titoli dei giornali, anche perché apparteniamo alla categoria, quindi non è tanto lo studio segreto sulle riaperture, morti stabili fino al 15 luglio, non è una, ecco, vedo che scuote la testa, no, non è quello, diciamo, non è il senso del lavoro che fate. No, no, non è il senso. Poi potrebbe essere interessante, magari ci dedichiamo un minuto a capire da dove viene tutta l'incertezza che abbiamo in questo momento sul futuro prossimo, perché potrebbe essere molto utile parlarne. Però no, andiamo, non è assolutamente quello, certo, il senso. Andiamo allora al report, che cosa consigliava, però la lettura del report, diciamo così, metteva a tacere la voglia di riaprire o no? No, anzi, io credo che ci sia spazio di manovra per riaprire, sinceramente, perché l'epidemia è scesa molto, anche grazie alle zone rosse, arancioni che abbiamo fatto per mitigare l'ondata generata dalla variante inglese. Il vaccino funziona, come avete discusso prima, funziona bene, ne stiamo distribuendo tanto. E quindi c'è margine per le riaperture. Il fatto è che ci sono anche tanti rischi, e noi dobbiamo andare a investigare esattamente quello. Siccome non abbiamo certezza se la zona gialla associata al vaccino sarà in grado di evitare una ricrescita dei casi, perché questo è un dato di fatto, noi non abbiamo certezze su questo, è una competizione. Riusciremo a vaccinare tanto in fretta da evitare che i contatti sociali che rilasciamo con la zona gialla diventino infezioni? È una domanda, non ci sono risposte, e noi dobbiamo cercare di quantificare il problema che dovremo affrontare nel caso in cui questa competizione la vinca di poco o di tanto il vaccino. Quindi noi dobbiamo dire se l'epidemia sarà tanto più veloce del vaccino da riportare ad esempio l'RT a 1, questo è il potenziale problema che dobbiamo affrontare, che dovremo affrontare. Peraltro anche i numeri riportati dalla stampa sono sbagliati, ma questo, insomma, quando il report sarà pubblico si vedrà. I morti non sono 200-300 nel caso di un RT uguale a 1 con riapertura il 26 aprile, ma sono un centinaio verso luglio. Ma non è una questione di un morto in più, un morto in meno, per carità, poi le morti sono tutte importantissime, ma il senso del lavoro non è andare a dire un morto in più o in meno. E se invece il virus dovesse, ed è questo che ha fatto scalpore e che va chiarito bene, dovesse portare l'RT a crescere a 1,25, noi diciamo no, i morti potrebbero essere molti di più. Ma anche questa non è una previsione, è semplicemente quantificare
con che tipo di problema ti scontrerai se RT dovesse tornare a 1,25. Vuol dire che è un problema importante, ma nessuno poi può dire che ci saranno i 1000 morti che sono stati riportati sul giornale al giorno, perché il giorno che noi ci accorgiamo che RT sale a 1,25, i morti crescono, si interverrà. Nessuno lascerà morire le persone. Quindi, quando noi diciamo 1000 morti al giorno se l'RT sale a 1,25, non è che stiamo dicendo che veramente ci saranno 1000 morti al giorno. Stiamo semplicemente dicendo sarà un problema che richiederà interventi. E che se non, cioè, se no, allora, con quel problema, senza interventi, il calcolo, certo, può portare a quella cifra. Questo si dice. Perché, ma non ci siamo mai perché questo report, le posso chiedere perché lei dice quando sarà pubblico, perché è segreto ancora, perché non è pubblico? No, non è segreto, è confidenziale, perché gli atti e i verbali del CTS restano confidenziali per 45 giorni, credo, prima di essere pubblici. Quindi il giorno che verranno messi pubblici, e ci sono sul sito del Ministero, si trovano tutti i verbali del CTS, ci saranno, come tante altre mie presentazioni che ho fatto, fra una trentina di giorni ci sarà anche questo report disponibile, immagino, tutto qua, ma è confidenziale, non c'è nulla di segreto. Giovanni Floris, prego. No, suggerivo al professore di fare come Fedez, tirare fuori ora il report e leggercelo. E poi vanno i guai, professore, e dimostriamo che la 7 non censura nulla. Che la 7 non censura nulla, perché sennò poi ci fa anche il video il professor Merler a quel punto. Però l'altra cosa che volevo chiedere, e chiudiamo poi questa parte della trasmissione, cioè vedo Goffredo Bettini che ci aspetta per chiudere la trasmissione con la parte politica, però scusi, i dati che sono usciti, le anticipazioni, lo studio segreto, report Merler uscito su vari giornali, Fatto Quotidiano, Corriere della Sera stesso, le chiedo se quelli è parziale, quei dati che sono usciti, questi numeri? Parziali sì, ovviamente, perché la presentazione che ho fatto era più articolata, più complessa, però al di là di questo, ecco, non parliamo intanto di studi segreti, perché non c'è niente di segreto, voglio dire, è semplicemente una presentazione scientifica confidenziale, cioè, perché mi sembra giusto che prima vengano informati. Se mi invitano in CTS a fare una presentazione e è andata così, io la faccio a loro e poi loro la renderanno pubblica con i tempi previsti dalla legge, che credo siano tra i 40 e i 45 giorni, ma non c'è nulla di segreto, ecco. Molto chiaro, speriamo di averla presto di nuovo nostro ospite, comunque abbiamo tante domande. Giovanni Floris, mi pare di capire, quindi anche la fonte, quando si leggono queste cose giornalisticamente, quindi evidentemente è uscito da CTS il rapporto confidenziale. A naso, non siamo il CSM, non stiamo indagando, ma a naso dovrebbe essere uscito da là. Anche qua non voglio dire, sono due linguaggi differenti. Io capisco la precisione dello studio del professore. È anche normale che un giornalista dica: guardate, allora le cose potrebbero andare così. Giustamente possono andare così se si verifica un antefatto, che è quello dell'RT che scatta. Quindi questa è una specie, professore, sembra capire, di termometro. Se la temperatura arriva a 37, succede questo. Se arriva a 38, succede quest'altro. Ma non dite arriverà a 37 o a 38. Esattamente, è la differenza tra scenario e predizione. La predizione è io mi assumo la responsabilità di dire quello che succederà, e io sinceramente ho serissimi dubbi di quello che succederà, anche perché la variante inglese ci ha tolto tante certezze. Noi avevamo capito tantissime cose sulla variante, diciamo sugli strain tradizionali, quelli che circolavano fino a gennaio, per capirci. La variante inglese ci ha tolto tante certezze, quindi soprattutto al di là dell'epidemiologia, che è un po' diversa, è molto più trasmissibile, ma poi abbiamo molte incertezze sui bambini, si infettano di più, di meno, ma non è tanto questo il problema. Il problema vero sono gli interventi. Noi sui vecchi interventi e sul vecchio virus sapevamo dire quanto efficaci o meno erano le zone gialle, le zone rosse, le zone arancioni. La zona rossa abbatteva la trasmissione del 50%, certo. La zona gialla no, però qualcosa faceva. Oggi
tutte queste certezze sul nuovo, sulla nuova variante non ce l'abbiamo più e quindi abbiamo dei dubbi e quindi quando tu hai dei dubbi automaticamente ci sono dei rischi. E il nostro lavoro è provare a rendere, a quantificare quei rischi in modo che chi poi deve decidere, decida sulla miglior base possibile. Poi per carità non risolviamo sulla base dei numeri. Grazie professor Merler, grazie a Giovanni Floris, pubblicità e poi ci vediamo con Goffredo Bettini, PD.